devo premettere che il Parlamento europeo è stato particolarmente lungimirante 20 mesi fa, quando ha deciso di costituire questa commissione speciale che si occupasse proprio delle ingerenze straniere, delle interferenze, ma anche della disinformazione, che è un tema di grandissima attualità. Attraverso questa relazione si vuole sostanzialmente dare alla Commissione europea proprio uno strumento propedeutico a realizzare poi delle norme che permettano di non tanto di controllare l'informazione, ma di renderla effettivamente il più possibile veritiera, e soprattutto di evitare che stati esteri possano in qualche maniera mettere in discussione i processi democratici dell'Unione. Una relazione estremamente importante e complessa, che ha visto 20 mesi di lavoro, durante i quali ho avuto anche la fortuna di far parte della prima delegazione che è andata in missione proprio a Taiwan. È la prima missione del Parlamento europeo, durante la quale abbiamo capito anche quali sono i meccanismi e gli strumenti che in quel contesto vengono utilizzati per combattere, per esempio, la disinformazione cinese. Per quanto riguarda il voto, purtroppo a fronte di una relazione che mi ha visto partecipe in maniera importante, me e il mio gruppo, quindi abbiamo contribuito anche con emendamenti significativi, purtroppo si è verificata una cosa estremamente spiacevole, che è la strumentalizzazione del documento, inserendovi delle parti prettamente politiche che hanno visto e preso di mira in particolare il mio partito, la Lega, e quindi mi dispiace davvero che in un contesto di un documento tecnico che, come dicevo, dovrebbe essere propedeutico alla realizzazione di un documento per la Commissione europea, si sia utilizzata una strumentalizzazione prettamente politica. In questo senso, pur ritenendo che il documento sia di grande importanza e di grande attualità, il nostro voto sarà di astensione.